È l'anno della nuova formula per Grand Prix che stabilisce il limite dei 3 litri per i motori sovralimentati con un peso minimo di 850 kg. Le nuove Mercedes sono sempre più basse e aerodinamiche. I motori a 12 cilindri EAV sono sovralimentati al punto da sviluppare una potenza di 400 cavalli. La prima corsa di rilievo è il Grand Prix di Tripoli, molto importante politicamente, con milioni di lire di premi. Gli italiani presentano 4 nuove Alfa. Le Mercedes sono ridotte a 3, con Caracciola, von Brautisch e Lang. Gli organizzatori hanno anche istituito una lotteria di Stato, aggiungendo premi per le macchine di piccola cilindrata. Queste automobili italiane da 1,5 litri, più lente, ma indovinate, sono infatti presenti in gran numero. Questa volta le Mercedes 3 litri si rivelano sorprendentemente un po' più lente di quelle dell'anno passato. La cresciuta tenuta di strada è andata a detrimento della potenza e la media si aggira sui 200 km all'ora. Caracciola dà segni di stanchezza. Una vecchia ferita ad una gamba lo fa soffrire, ma le nuove macchine italiane hanno guai peggiori. Le Mercedes rispondono bene alla nuova tecnica di usare l'acceleratore nell'abbordare le curve. Il consumo di carburante è impressionante e non è facile rifornire di più di 200 litri in pochi secondi. Si tratta di una miscela di alcol metilico con nitrobenzolo e acetone. Hermann Lang fa una corsa giudicata perfetta, distanziando di 5 minuti le altre Mercedes. L'ex meccanico viene acclamato dai suoi tifosi.